Bella a tutti belli e brutti, io sono Umberto Palumbo e siamo qui per fare la reaction alla partita. Udinese-Roma 0-4. Sì, una partita pazzesca della Roma. Queste le partite che voglio vedere. Della Roma cazzuta, tosta. Raga, abbiamo fatto un partitone incredibile. Incredibile, pazzesco. E non per i gol, raga, non è un discorso di gol, perché questo non mi interessa. Mi interessa la prestazione, ragazzi. Nessuno insufficiente, nessuno. Proprio zero. Raga, siamo stati per fottutamente, fottutamente tutto il secondo tempo senza un difensore. Un difensore per un'invenzione dell'arbitro, perché quello non era espulsione, perché sì, se fosse stato fallo sarebbe stata espulsione assolutamente, ma quello non era fallo, ragazzi. Se uno va a spalletta, non può essere fischiato fallo, soprattutto se uno stallone, è normale che ci vai duro, che ci vai piano, ti distrugge se ci vai piano. Infatti Fazio ci è andato cazzuto, tosto, ma invece Okaka si è dovuto buttare per terra e hanno fischiato rosso. Va bene. Ah, ciao Zoe, vai via. Vai via. Io non so se devo essere ancora fiducioso, perché veramente la prestazione è stata pazzesca ieri. Cioè, ragazzi, no, non vedevo una partita della Roma così bella da tantissimo tempo. Quest'anno è veramente la prima, veramente pazzesca. Perché col Başakşehir comunque non abbiamo fatto tutta questa partita. Mi ricorda questo gioco qua, la Roma di Spalletti, quando eravamo secondi quell'anno. Cioè, una Roma pazzesca quell'anno, che veramente per 4 punti maledetti non abbiamo vinto lo scudetto. E per una Juve pazzesca che fece 90 punti quell'anno, 91, noi 47, 87, 47. 91-87 punti, ragazzi. Questo mi ricorda, perché è una Roma spumeggiante che gioca a pallone, che sa giocarci. Tanto stile, tanta tecnica. Una Roma che ha le carte in regola, secondo me, per fare veramente bene quest'anno. Se non ci si mette la sfiga, perché quei cazzi di arbitri, Madonna, errati. Gollum, io non ce la faccio più. Poi il VAR, Madonna. Allora, capisco Gollum, anzi, non lo capisco. Forse anche peggio che non l'hanno messi, ma là non lo puoi andare a vedere, va bene, anche se sei un coglione maledetto. Però tu hai il cazzo di VAR, vacci, porca puttana. Vacci, vacci, che ti costa niente. Vabbè. Comunque, prestazione pazzesca, tutti sufficienti. Veramente, bella Roma, bella Roma. Tante belle giocate. Poi si sono rivitalizzati tutti, ragazzi. Dal portiere Paolo Lopez, finalmente un portiere che ci salva il culo io. Cioè, mi dà una sicurezza, scusate, Paolo Lopez. Palla, tiro, la prende. La prende. Cioè, ho capito che non farà sempre i miracoli, ma è un portiere che ti dà sicurezza. Le parate semplici le azzecca sempre. Ogni tanto ti fa anche quel miracoletto. È uno Szczęsny, non è Alisson, ma è uno Szczęsny. Per caratteristiche, secondo me, ci si avvicina veramente tanto. Poi coi piedi, non ne parliamo, coi piedi sa impostare. Poi, in difesa, ragazzi, Smalling, sempre più leader, leader. Mancini, Mancini. Prima di andare con le pagelle, veramente voglio parlare di un giocatore che in questo periodo mi sta stupendo, mi sta stupendo. Maledetta Zoe! Vabbè, comunque. Io, raga, contento, contento, ragazzi, di un giocatore in particolare. Javier Pastore, ragazzi! Ragazzi! L'anno scorso gli ho bestemmiato contro non so quante volte. E mo me lo ritrovo che è diventato quello che mi aspettavo quando era venuto. Un giocatore determinante per questa Roma. Allora,
Non è che si, non credo che farà bene tutta la stagione perché è impossibile. Però, ragazzi, rispetto all'anno scorso c'è stata un'evoluzione allucinante. Cioè, l'anno scorso la voglia non c'era. Quest'anno è lui al centro del progetto. Ragazzi, quest'anno veramente Pastore, secondo me, farà molto molto bene. Caratteristiche ce le ha tutte. Perché comunque Pastore lo conosciamo, tanta tecnica. È un giocatore molto molto forte. Con la coach non ci sta. Ma stanno, se rimane con questa coccia, va avanti in una maniera allucinante. Passiamo poi per gli episodi. Segna, grazie a Dio, per un errore pazzesco de Samir. Madonna, la difesa dell'Udinese! La difesa dell'Udinese! La squadra di Serie B! Samir Trostekong! Samir Trostekong, madonna! E Becao! Una difesa di merda, ragazzi! Trostekong, una pippa! Samir! Lasciamo perdere! Becao è l'unico che conoscevo! Poi dell'Udinese hanno fatto tutti cagare! Cioè, solo l'attacco è buono, eh. Okaka Lasagna è l'unico veramente decente! Perché i terzini, a parte Sema, qualche sgaloppata, un cazzo di montone, c'ha i piedi di un facocero! E poi Teravest, che madonna, madonna, non giocherebbe titolare manco al pizzichettone, ma va bene. E poi centrocampo, De Paul dov'era? De Paul e Mandragora li avete visti in campo? Cioè, De Paul l'ho visto ogni tanto battere punizioni. Mandragora non so dove stava, prendo un caffè a fa qua a gym, non lo so. Cioè, l'unico che ho visto è Yayaro, che cazzo ogni tanto ripartiva la sciabarabba e tirava da centrocampo, però va bene. L'Udinese abbiamo distrutta su questo punto di vista. Poi, bravissimo, allora, bravo, bravo Zaniolo, Zaniolo, che approfitta di un errore allucinante di Samir e segna un bellissimo gol per lui, perché è tranquillo, freddo, bel gol. Poi, dopo l'espulsione pensavo almeno un gol di subirlo, ma no. No! Ragazzi, Chris Smalling, Anthony Jones e Chris Smalling. Lasciate perdere questa canzone, è il meme della mia vita. Comunque, Chris Smalling, niente da dire, niente da dire, niente da dire. Ineccepibile, ragazzi. Una certezza quest'anno. Tanta qualità, io tanto fisico, regge la difesa una botta. Sì, e poi oggi trova anche il gol, il primo gol, e se lo meritava da Dio. Poi 2 minuti dopo, un'azione da Dio, ragazzi. Che azione! Che azione! Prima Kolarov, Mancini, Veretout, Pastore fa una sgaloppata dei 20 km, palla a Kluivert, che scarta il difensore e la butta dentro. Solo applausi per Kluivert. E infine l'ultimo gol su calcio di rigore. L'altra cappellata dei Samir, che no, Becao, Becao, scusate, che su un cross a cazzo di cane di Dzeko ci stava Kluivert, che ha provato il suo paletto. Becao gli è andato così, proprio te prendi il calcio di rigore, non voglio perdere tempo, to, e il calcio di rigore io. Ci potevo credere, ragazzi, l'Udinese. Poi abbiamo retto bene anche la fase successiva, siamo stati cazzuti. Bella partita, bella partita. Così voglio vedere sta squadra. E tu, Capello, grazie! Grazie, Capello, grazie! Continua ad offendere Zaniolo, digli che la madre è una puttana e si va avanti. Non lo so, rubagli la moglie, che non ha, tra l'altro, quindi. Non lo so, fa digli di tutto, che sembra un fagiolo. Bene, questo video finisce qui. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto con la vostra opinione su questa partita. Bella.